Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in campagna. Donersi, riassumendo, è questo personaggio ha superato ogni limite e non è la prima volta che manca di rispetto. È arrivato a dire che tutti i meridionali sono posteggiatori abusivi. Lei lo sa cosa meriterebbe una persona del genere? Qui siamo di fronte a una persona anziana che però sta sempre su tutte le televisioni, neanche fosse il presidente della Repubblica. E ci è mancato pure poco. Quello l'avevano anche indicato al Quirinale. Me lo ricordo. Comunque, è vero che magari per l'età si sarà pure mezzo rincoglionito. Però qui sempre di offese belle e buone si tratta. D'altronde, quello che ha detto adesso è davvero troppo. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Don Erzì, e noi ci siamo rivolti a voi proprio per rispondere a questo sfregio. È una questione di dignità, di senso morale, nel buon nome dei tanti meridionali che hanno anche scritto la storia. Non so, penso a Giambattista Vico, a Giordano Bruno, a Totò, a Massimo Troisi, Torquato Tasso, Riccardo Muti, Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Per questo avevamo pensato di organizzare su scala nazionale una petizione per radiarlo dall'albo dei giornalisti. Questa volta definitivamente. Non basta. E allora lei che propone? Mica possiamo augurargli... Peggio. Peggio? Oh Gesù, e che ci sta peggio di... Lupernacchio. Lupernacchio? Figlio mio, c'è Pernacchio e Pernacchio. Anzi... vi posso dire che il vero Pernacchio non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama Pernacchia. Prima era cosa volgare, brutta. Il Pernacchio classico è un'arte. Siamo Pasqualino, Vicenzo Urammare, siamo tre, quattro. A conoscerlo profondamente e a praticarlo in tutta Napoli, il che significa in tutto il mondo. E ce lo potete insegnare? Il Pernacchio può essere di due specie. Di testa e di petto. Ma il giornalista in questione non ragiona né con la testa né col petto. Sì, ma nel caso nostro li dobbiamo fondere. Deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, Pernacchio che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezza l'uomana. Mi spiego? Chiarissimo. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Vittorio... Avvocato? No, non è avvocato. Non è avvocato. Vittorio... il giornale ex direttore... Del giornale attuale... Libero. No, ditelo insieme, all'unisono, con lo stesso tono. Con lo stesso tono. Vittorio Feltri, direttore del quotidiano indipendente Libero! Perfetto. Questo glielo fate due volte al giorno. La mano molle e le labbra un po' umettate, bagnate con la saliva. Con un Pernacchio come quello che vi ho fatto sentire io si può fare una rivoluzione. Si è sempre meridionale di qualcuno.